finalmente ci siamo riusciti a conquistare il centro della nostra città, perché questa è la nostra città, è solo nostra. E quest'area qua è significativissima perché è proprio il fulcro di tutto il centro, di tutto dove noi siamo sempre stati, siamo venuti anche a festeggiare qualche volta, e quindi finalmente possiamo dire ci siamo presi tutta la città. Siamo partiti dai monti, siamo arrivati in periferia, siamo andati, l'abbiamo girata tutta e ora abbiamo preso la città. Ecco, dai due giorni canonici, eravamo abituati così nelle edizioni passate al Peralto, al Carlini, siamo passati a un giorno solo. Insomma, questo è dovuto anche al fatto che c'è un'organizzazione davvero particolare, un grande lavoro dietro questa festa. È una cosa un po' diversa quest'anno, perché invece dei canonici due giorni abbiamo fatto un giorno, ma è stato un giorno lunghissimo, perché è partito dal mattino alle 9, 9 e mezza, siamo già partiti col torneo dei bambini, che è stato bellissimo, organizzato alla nostra maniera, un po' artigianalmente, ma è venuto benissimo. Poi abbiamo fatto il pranzo, che c'erano già un bel numero di persone che non ci aspettavamo neanche, dico la verità, io sono stato contentissimo. E poi è continuata alle 5 con il dibattito sui temi che abbiamo già parlato, e adesso va avanti fino, chiaramente, come è sempre stata, notte fonda. Ora è arrivato il momento di fare festa realmente. Ora inizia la festa, prima è stata un po' la festa delle famiglie, dei bambini, poi è stata la festa del pensiero e della riflessione, e da adesso in poi inizia la festa. La festa dei ragazzi, la festa di chi vuole divertirsi, la festa di chi vuole festeggiare i nostri colori, che sono sempre in cima ai nostri pensieri. Ecco, generalmente si sente parlare dei tifosi, delle curve. Ora noi abbiamo la gradinata, quindi è un caso chiaramente differente, però insomma il tifo più caldo va lì nella gradinata sud, anche in maniera, se ne sente parlare anche in maniera un pochino brutta. Questo è un esempio che va, credo, in assoluta controtendenza. Ci sono tanti bambini, c'è colore, è un esempio sicuramente da portare dalla ribalta. Questo noi lo ripetiamo da anni, c'è sicuramente il mondo ultras ha anche qualche aspetto negativo e non stiamo a nasconderlo, però non è sempre così, anzi, quello lì sono minime cose messe purtroppo troppo in risalto, ma invece il mondo ultras è anche questo, e soprattutto questa aggregazione, è amicizia, è dare tutto per un ideale, dare tutto per, chiaramente, per i propri colori, per la propria squadra del cuore, e ci fa fare questo, ci fa stare qua da due giorni prima a montare, perdere giornate di lavoro, non stare insieme alla nostra famiglia per fare tutto questo per tutti i sandoriani. È una cosa che a noi però poi ci riempie il cuore di entusiasmo e di gioia, cioè per noi è una, ci ripaga di tutto. Se ti chiedo qualche numero sulle persone che hanno lavorato attivamente dietro questo progetto, sai darmi qualche riscontro? Immagino che ci sia una forza lavoro importante. La forza lavoro manuale è di una cinquantina di ragazzi più o meno, impegnati per due o tre giorni, una cinquantina di ragazzi. Poi chiaramente le decisioni, così siamo quelli del direttivo, quelle 7-8 persone che decidono, però attorno ci sono tutti questi ragazzi, anche giovani, anzi soprattutto negli ultimi 2-3 anni giovani, molto giovani, che grazie a loro riusciamo ad andare avanti, anche perché noi, vedete la mia faccia, la mia barba, inizio a avere qualche primavera in più, quindi se non avessimo loro sarebbe un grosso problema. E quindi ci vediamo tra un anno, dopo aver fatto festa però. Ci vediamo tra un anno sperando di arrivarci dopo questa serata che sarà molto lunga e impegnativa. One step dedicare un'ora, un'ora e mezza della festa nel fare un dibattito su delle tematiche che interessano
dovrebbero essere di interesse a tutti coloro che vengono allo stadio, che vivono i gradoni. E nel caso specifico abbiamo parlato degli abusi di potere, toccato anche il calcio moderno, c'erano degli ospiti tra cui la Laura Tartarini, Paolo Scaroni, ragazzi di Brescia, e c'era Enzo come moderatore, i Boys Parma sono intervenuti anche loro. È stata una cosa all'interno della festa utile per comunque prendere coscienza di certe situazioni che si vengono a creare allo stadio, come appunto gli abusi di potere da parte delle forze dell'ordine, e che spesso vengono insabbiate o comunque viene creato un muro di complicità, di omertà da parte della stampa o comunque della comunicazione nazionale. E invece è giusto parlare, quindi fare della controinformazione, come facciamo attraverso la fanzina, attraverso la radio, e quindi quale occasione migliore alla festa per parlare con la gente di persona e poi avere l'opportunità di sentire anche la voce di chi ha subito sulla propria pelle certi abusi di potere. Ecco, in questo senso quanto è importante raggiungere non solo voi del tifo organizzato, che ovviamente siete a conoscenza delle tematiche, dei problemi del mondo ultras, però le persone che magari vivono allo stadio sono distaccate forse da questo. Quanto è importante aprire un tavolo di confronto, confrontarsi e capire quali sono magari le situazioni che possono accadere all'interno o al di fuori di uno stadio? La comunicazione è importante, è la base, se no non avremmo fatto appunto una fanzine, non avremmo una radio, non avremmo fatto un dibattito, non saremmo magari qua a parlare a un microfono. È comunicando, esprimendo il nostro punto di vista, spiegando le nostre prese di posizione, che si può sperare di arrivare a un determinato punto, a cercare di far capire alla gente cos'è il mondo ultras, cosa i lati positivi, i lati quelli magari non condivisibili, quindi la comunicazione è alla base, a parte nel nostro mondo anche coloro che magari sono quei tifosi normali, tra virgolette, che però sono persone che vengono allo stadio come noi, quindi i punti comuni sono tanti. Tu facevi giustamente accenno poco fa a Radio Ultras Tito, qual è il bilancio che potete trarre da questa esperienza? Sicuramente l'importanza di farsi conoscere, di comunicare è importante anche per i gruppi ultras. Sì, vabbè, è una piccola realtà nata appunto per comunicare, per fare controinformazione, è una voce libera, senza filtri, e devo dire che in 2 anni siamo cresciuti, da quest'anno siamo in diretta, l'anno appena passato siamo passati alla diretta, e l'obiettivo è sempre quello di fare della controinformazione, di parlare alla gente, cercare di farla ragionare, di non prendere tutto quello che arriva dal giornale o dal telegiornale, cercare di farla ragionare anche, cioè, oltre gli schemi classici. Ecco, invece una riflessione sull'annata, sulla stagione che si è appena conclusa da parte vostra, intendo dire non calcistica ovviamente, ma sul tifo. Mi ricordo, ci eravamo visti un anno fa, grosso modo, di questi tempi, si era parlato delle trasferte di Nocera, c'erano stati dei problemi oggettivi a Castellammare. Quest'anno in Serie A è cambiato qualcosa o avete incontrato sempre le solite criticità? Devo dire che secondo me la sensazione che ho avuto è che la testa del tifoso è veramente un malato terminale. Manca solo staccare la spina e nessuno ha il coraggio di farlo, perché comunque vai in uno stadio in un'altra città e se è la tessera, se non è la tessera, alla fine non sembra che cambi tanto, quindi il senso non c'è più questo accanimento, quindi è un provvedimento che è lì perché neanche per legge è stato messo lì, però nessuno, è inutile, fondamentalmente è inutile, però nessuno ha il coraggio di toglierlo perché chiaramente ci deve mettere la faccia, però è una cosa che non ha più ragione di essere. Per l'era sportiva nella quale stiamo entrando, forse il vostro più grande desiderio sarebbe chiaramente quello di ottenere la cancellazione della tessera. Tornare in trasferta, sostenere la Sampdoria come facevamo anni fa, basterebbe quello. Ecco, un'ultima domanda, la trasferta, quella di Parma di quest'anno, come la ricordate? Credo che sia stata una delle ultime trasferte, credo a livello quasi oceanico, insomma con tanta partecipazione. È stata una delle poche libere ai non tesserati. Parlando con i ragazzi è stata una giornata stupenda, 3.000 sampdoriani, settori pieni, bandiere, colore, folklore, gemellaggio con i ragazzi di Parma,
una cartolina proprio da inviare all'osservatorio e capire perché, cioè continuare a ostinarsi con questo provvedimento che è la tessera del tifoso. Festa degli Ultras Tito, si parte da una location nuova, quella del Parco dell'Acqua Sola, e si è appena chiuso un dibattito sicuramente importante sulle tematiche del mondo Ultras. Su una delle tematiche del mondo Ultras, che è quella del codice identificativo per le forze dell'ordine allo stadio, manifestazioni in genere. E il concetto è che forse troppe volte questa sensazione di impunità che si può avere dall'anonimato legittima comportamenti eccessivi e usciamo fuori dalla... troppe volte succede che persone che tra l'altro disonorano loro stessi, voglio dire, si comportano male perché non c'è la sensazione, c'è la certezza dell'impunità. E forse cambiare questo meccanismo, dare un codice identificativo, darebbe anche un senso di responsabilità diverso e un'attenzione diversa a chi opera nel servizio d'ordine. Ecco, quanto è stato importante questo confronto e quanto magari sarebbe importante aprire un tavolo di confronto magari più continuo? Non è stato un confronto oggi, se vogliamo, è una delle pecche è quando tu fai un dibattito e manca la controparte, no? Quindi non è stato un confronto, è stato un raccontare delle cose alla gente che era qua, che non erano solo ultras, c'erano anche dei vecchi ultras o vecchi tifosi, quindi una platea variegata. Raccontarlo a tutti vuol dire divulgare un'informazione, condividere un'informazione. Oggi qualcuno sa qualcosa in più di stamattina. C'è stata la testimonianza importante dei ragazzi di Brescia, quella di Paolo Scaroni, che è vittima vera, reale, oggi porta i segni devastanti di quel che gli è successo, quindi di essere stato aggredito. E questo non sarebbe potuto, sarebbe accaduto lo stesso, ma non sarebbe potuto accadere che non ci fossero responsabili per quello che gli è successo. Questo ragazzo non è caduto giù dalle scale, è stato picchiato da poliziotti in divisa. Non esistono questi poliziotti, oggi sono fantasmi, forse con un identificativo sul casco e sulla divisa, oggi sapremmo chi è stato. Allora ricalibro la domanda, quanto è importante magari far venire a conoscenza di questi fatti le persone che magari frequentano lo stadio, sono dei tifosi, sono degli sportivi ma non appartengono al mondo ultras in prima persona? È importantissimo, è fondamentale che i ragazzi che oggi mandano avanti i gruppi ultras, la gradinata, continuino a mantenere la credibilità per essere creduti quando raccontano questi fatti. Non devono essere considerati come una parte, devono essere considerati come informatori obiettivi di fatti realmente accaduti. Ecco, un'ultima domanda, da ex attivista, come tu stesso ti sei definito, che cosa ti piacerebbe vedere in un domani, magari molto vicino a noi, far parte del mondo del tifo? Qual è il tuo desiderio più grande appunto per quello che riguarda il futuro del tifo in Italia? Parlo di Samp, abbiamo una maglia con 6 colori, è qua dietro, è chiaro, a me piace di più perché sono sandoriano, ad altri non piacerà, ma non si può dire che non sia un colpo d'occhio, che non sia un cazzotto sulla faccia. Allora, prima cosa è rivedere i miei colori, per rivedere i miei colori in gradinata so che bisogna che cambino alcune regole. La più stupida di tutte è questa maledetta tessera del tifoso, che è un obbligo inutile, è uno spreco, ha creato solo disagi, non ha portato benefici a nessuno, a me che ce l'ho, ai ragazzi che non ce l'hanno, alla società Sampdoria e a chi deve tutelare l'ordine pubblico. Non ha portato benefici a nessuno. Basta.
Maurizio Medulla, Museo Sampdoria, decima festa di Ultras Tito, siete presenti anche qua, siamo un bel binomio direi. Beh, noi siamo molto onorati di essere stati invitati dagli Ultras e siamo felicissimi di questa festa che secondo me è venuta veramente benissimo, uno spazio purtroppo un po' bistrattato da Genova, ma che in questo caso ha dato dei risultati incredibili. I bambini, c'è pieno di bambini, si sono divertiti, pieno di giochi, pieno di gente, ci sono cose buonissime, perfetto direi, perfetto. Prima presenza del Museo Sampdoria alla festa degli Ultras Tito, com'è nata l'idea di lavorare, di cooperare insieme? Ma loro ci hanno chiamato, a noi ha fatto piacere, abbiamo portato un po' di maglie, un po' di foto, alcune foto un po' spiritose che ricordano il tifo, ricordano la gradinata, e vedo che la gente si ferma, parla, commenta, e questo è bello perché vuol dire che i ricordi non sbiadiscono e i giovani ascoltano i meno giovani per sapere quello che è stata una volta la Sampdoria. Ecco, il Museo Sampdoria ovviamente si occupa di storia della Sampdoria, una storia che parte non solo dal rettangolo verde, parte anche dal tifo, tante foto all'interno di questo mini stand, di questo mini museo, alcune ritraevano grandi protagonisti del tifo blu cerchiato. Sì, c'è un Enzo Tirotta bambino, ci sono io bambino, ci sono molti tifosi storici da ragazzini e secondo me questi sono bei ricordi. Ecco, il museo, possiamo fare un po' un focus su quello che sta accadendo al Museo Sampdoria, sappiamo che insomma potrebbe essere un'annata molto importante quella attuale per il museo. Beh, siamo a un passo dai locali, insomma dei locali di prestigio tra parentesi nel centro città. Credo che i locali del museo devono essere la casa dei sandoriani, devono essere un fiore all'occhiello per i sandoriani e devono essere così un qualcosa che riporta indietro la memoria, ma che deve guardare avanti sul lavoro e il rapporto con la società. Ecco, il punto del museo qua funge un po' da Cicerone Point, definiamolo così, dove raccontate e spiegate un po' la storia della Samp. Chi verrà all'interno del museo, chi viene all'interno di questo piccolo point, cosa può trovare? Ma in questo momento, ripeto, abbiamo portato un po' di maglie storiche con i vari sponsor, alcune anche rare con la Rover, e poi ripeto un po' di foto così importanti. Abbiamo fatto una retrospettiva molto veloce su Tito Cucchiaroni proprio per in onore degli Ultras, visto che loro hanno sposato questo grande campione della Sampdoria. Iniziamo a essere presenti, a cercare così di coinvolgere i sampdoriani nei ricordi. Qui il futuro è già domani, mai quest'onda mai mi affonderà, mi squali non mi avrà. Yeah.